continuiamo con la serie delle paste veloci, estive e che si possono anche mangiare fredde. Oggi come la facciamo? Ve lo dico io. Pasta con fagiolini, cipolla, fiori di zucca, zucchine, olio, un po' d'aceto di vino bianco e poi guardate qua, salmone affumicato. Allora, faremo tutto a crudo, come abbiamo fatto l'altra volta. Iniziamo subito con la prima cosa. Lo sapete come si puliscono? A Roma si dice, lo sapete come si lavano i fagiolini? Ve lo faccio vedere subito. Allora, abbiamo due estremità. Questi, vedete, sono un po' grossi, ma sono tenerissimi, sono dell'amico mio. Allora, che faccio? Così, taglio questa estremità. Ed ecco qui, questi sono pronti per essere cotti. Allora, queste sono cose che si facevano fuori il balcone di casa, fuori la porta di casa, le signore. Vedete, guardate, è così. Tac, si levano subito quando sono freschi. Quando è quella roba vecchia, raccolta tanto tempo fa, un po' moscetta così, allora devi fare col coltello. Sbollento solamente quelli che mi servono adesso. Eccoli qua. Quanto tempo ci vuole? Allora, devono essere cotti. Croccantini, ma cotti, quindi ci vorranno 2-3 minuti, lo vedremo insieme. Andiamo avanti. Cipolla, eccola qua. Eccola, già ho visto uno che dice, ma questa cipolla, no. Ma ve lo faccio vedere io. Puliamo la cipolla. Allora, io sto usando la rossa, perché è anche un fatto di colore, anche perché poi la rossa è quella che più si consuma cruda. Però, smorziamo un po' il forte della cipolla, no? Che non a tutti piace, quindi accontentiamo tutti, no? Allora faccio così, in questa maniera la taglio, così faccio, così poi faccio così e taglio di cubettini, così, non tanto piccoli, si devono vedere, ci deve stare anche un effetto di colore, no? Dobbiamo conquistarla questa persona, se è maschietto, una femminuccia, fate voi, l'importante è che a catturiamo, no? Allora, qua, acqua fredda, aceto di vino bianco, questo ammollo con acqua e aceto toglierà il forte della cipolla. Adesso, altra cosa, zucchina, scrocchiarella, a noi ci piace scrocchiarella, deve fare, hai sentito? Questo deve fare così, se non è scrocchia non è buona, non la prendiamo in considerazione. Io, lo sapete, sono un amante della zucchina romanesca, che volete fare, ognuno c'ha il suo. La taglio a cubettoni e questa la mangeremo cruda, leggermente marinata. Adesso vi faccio vedere come. Ho tolto il bianco, levatelo il bianco, che è meno saporito, però non buttatelo, può essere buonissimo per fare un brodo, ok, vegetale a casa. Fagiolini, c'ho un fruttarone, è troppo forte. Nella stessa acqua metto la pasta. Le zucchine che faccio? Metto un po' di olio, un po', a noi ci piace, abbondante, un pizzico di sale, pepe, poi la cipolla, così ne insaporiamo bene le zucchine. Mescoliamo, vedete già i colori? Limone, prendiamo due fiorellini che adesso è estate, i fiori di zucca ci sono, togliamo queste piccole cose verdi, poi il pistillo, eccolo qua, e li rompo con le mani, così, così sarà un bel gioco di colore per la nostra pasta. Poi qua la cosa più importante, il protagonista della ricetta, la tartare di salmone affumicato coda nera. Allora, mio amico Giordano mi dice, senti, ti devo dare sto salmone, lo devi provare. Ho detto, oh, Giordano, è buono? È buono, sì, ora lo proviamo. Quindi Giordano, adesso lo dico in diretta se è buono, eh. Questo non è salmone, questo sono caramelle, sono dolcetti, sono ciambellette, è buonissimo, dolce. Ma io lo so perché lui non usa prodotti congelati, quindi non usa il pesce congelato e poi usa pochissimo sale e l'affumicato è vero, non è un aroma ma è con la legna, buonissimo, ammazza quanto è buono Giordano. Ah, i fagiolini, se sono troppo grandi come questi miei, fate così, li taglio in diagonale, così facciamo un po' i fighetti, no? Anche perché chi abbiamo invitato dobbiamo un attimo stupirlo, dobbiamo agguantarlo, acchiapparlo. Scoliamo la pasta. Io che faccio? La prima cosa che metto dentro la boule fredda è la pasta.
scolo bene, vado con i fagiolini. Mettiamo le zucchine marinate con la cipolla e con l'olio e il limone, il nostro segreto, così non facciamo puzzare nessuno. Vai, metto tutto, bello, ricco di verdure, estate, se non mangiare verdure fanno bene. Andiamo col salmone. Carichiamo a bastoni, forte, tanto, Guardate qua, guarda che meraviglia. Che profumo, vai. Vediamo un po' se ci riesco. Bello, il salmone è rimasto bello colorato, non si è cotto. E adesso serviamo. Quindi, fredda e perfetta. Sporchiamo poco. Se vuol dire, sporchiamo dopo, ho fatto un macello. Non ho sporcato le pentole, però ho fatto un casino. Due cubettini ancora di cipolla che danno un bel colore. E poi ci mancano che cosa? I nostri fiori di zucca. Facciamo proprio un bel bocconcino di coda nera qua, una poco pepe nero e il piatto è pronto. Mo assaggio io. Questa è proprio una pasta estiva dove c'è tutto: l'omega 3, la proteina, le fibre, i carboidrati, raffinati, semplici, abbiamo tutto. Di che vogliamo parlare? C'è tutto. Allora, è buona perché è fresca, si sentono le verdure, si sente l'estate, si sente il salmone fantastico, si sente il limone, la cipolla, così prende sotto braccio la zucchina e il fagiolino e il salmone così o bacia. Ed è perfetto, è buonissima. Complimenti, grazie Giordano, ma si sa, a casa mia o sei un amico o c'è la roba buona, se non entri, Ciao, buon appetito, buona. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.